E bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e cose nerd. Ma oggi parliamo di una cosa importante perché iniziano le interviste su questo 2022. E come iniziare meglio se non con un gran ritorno che ringrazio veramente calorosamente perché lui ha tanto da fare, è anche lo sceneggiatore più prolifico di Bonelli, quindi ha decisamente tanto da fare. Io ringrazio di essere Ho con noi Mauro Boselli. Ciao Mauro. tanto da fare, però così mi rilasso un po' perché dopo devo mettermi a fare delle cose urgentissime. Allora, diciamo lui sta con la mascherina perché in stanza purtroppo la divide con Giorgio Giuffredi, c'ha questa croce e se la deve portare dietro. Vabbè, croce e delizia, come diceva la Traviata, insomma, Giorgio fa un sacco di lavoro, però ha avuto il Covid, quindi ce l'hanno tutti qui in ufficio. Io e Antonio Sella in questo momento siamo gli unici, e allora bisogna proteggersi un attimo, perché sennò se crolliamo anche noi, non Fate bene, fate escono più bene. 4-5 stelle. Mauro, per parlare di fumetti e per entrare subito nel vivo del discorso, questo 2022 di Tex, che si apre con, fra virgolette, una chiusura, cioè si chiude il 2021 con l'incontro storico, l'incontro che tutti volevano, l'incontro che veramente era desiderato da decenni tra Tex e Zagor. Come farà questo 2022 ad essere all'altezza? Beh, diamine, innanzitutto ci sarà Mefisto e come abbiamo scritto sul sito, 2022 è l'anno di Mefisto, quindi c'è stato l'anno del Covid e ci sarà l'anno di Mefisto, quindi un pericolo ancora maggiore. Non solo perché oltre a Mefisto ci sarà anche Yama e credo che sia la prima volta, anche se ci sono state le decompassate o dell'uno o dell'altro nella storia di Bonelli e anche nell'ultima mia sul ritorno di Yama, è la prima volta, chissà se è anche l'ultima, in cui i due, padre e figlio, lavorano assieme. E non solo, ci sarà la famiglia Dickert al completo, perché anche Lily comparirà nella storia, Lily Dickert, la sorella di Mefisto, che compare non solo nella storia che abbiamo realizzato con De Angelis sulla serie Tex Willer qualche anno fa, Pinkerton Lady, in cui i giovani Mefisto e Lily facevano i truffatori e si alleavano con delle spie sudiste, una storia abbastanza ben riuscita che ha avuto anche l'onore di un bel volume, di cui vi mostro qua Uno l'edizione di dei non più so quale, apprezzati, che non so più quale paese straniero, vedi, c'è una bellissima bello, edizione. che è uno dei più apprezzati della serie Tex Willer, questo te lo posso confermare. Sì, cercherò di inquadrare, che vedete qua. Sì, beh, effettivamente è abbastanza carina, questa edizione è molto bella, non so se la vedi. Sì. Ed è un'edizione Libellus pubblicata Grazie. a, non so se Zagabria o Lubiana, non riesco a capire. Vabbè, comunque, il mio serbo croato ultimamente è un po' arrugginito. Però voglio dire, ha molto successo, certo. E quindi abbiamo visto l'apprendistato di Mefisto e Lilili, ma lo vedremo ancora meglio nello speciale Tex Willer estivo, perché questo è l'anno di Mefisto, non solo per la serie regolare, in cui avremo, come sapete, come vi dico ora, se non lo sapete, avremo ben due lunghe storie collegate, scritte entrambe da me, una disegnata dai fratelli Cestaro, anzi, i fratelli Meraviglia Cestaro, vorrei dire. L'unico loro difetto è che non sono molto veloci, ma sono veramente bravissimi, e hanno disegnato una storia veramente cupa, ambientata in gran parte nel manicomio sulle montagne della Baia di San Francisco, e vedrete perché. E poi una storia collegata in quattro albi, più solare, più western, in cui Mefisto e Yama combattono nei disegni di Civitelli. E dopodiché, in estate, invece, come appunto stavo annunciando, ci sarà un breve speciale, 126 pagine, di Tex Willer, analogo a quello di Tex e Zagor che abbiamo visto poco tempo fa, e che racconterà le origini della carriera di Mefisto e di Lili. Quindi, questo è l'anno di Mefisto, e Mefisto avrà al suo fianco, appunto, come abbiamo detto, l'intera famiglia e vari altri delinquenti, pazzi criminali, eccetera, eccetera. Ma contro di lui e il figlio si schiererà una squadra che è composta non solo dai quattro pazzi, ma anche da almeno tre grandissimi maghi, stregoni, come dire, santoni, lama, come vogliamo definirli. Vi lascio il piacere di indovinare chi siano. Uno sicuramente lo indovinate perché vive in Messico, ma gli altri due chi saranno? E questo è il Sono redivivi entrambi, tra l'altro, gli altri due. Quindi Mefisto e Yama avranno filo da torcere in questa che loro vorrebbero che fosse la loro
apoteosi, effettivamente la storia non è ancora scritta, mi mancano le 40 pagine finali, Andrea Civitelli, non è ancora escluso che sia Mephisto a vincere, che ne dite? Potrebbe anche darsi. Su questo piano saranno coinvolti anche il Tex alla francese e il Texone, oppure lì ci sono altre storie che. No, vabbè, adesso non esageriamo, già, voglio dire, questa idea di fare una lunga storia di Mefisto, che è nata così, che semplicemente avevamo in mente come fare, è abbastanza estrema, perché per 7 mesi il West fantastico di Tex era dominante. Ora, pur essendo questa una delle caratteristiche che hanno reso Tex longevo, cioè la sua capacità di svariare anche nel campo della fantasia dell'horror, può darsi anche che chi in quei 7 mesi sente le mancanze di sceriffi, vacche, e contrabbandieri d'armi o di whisky, ecco, possa rimanere un po' deluso. Ma d'altronde ci sono, appunto, come tu sai, le collane alternative. Qui abbiamo i cartonati. I cartonati ne sta per uscire uno molto bello di Casertano, scritto da lui, ambientato nel Nuovo Messico. E ce ne sarà uno che non voglio dire ancora più bello perché no, non c'è, cioè, tutti, sono due dei grandi maestri, Casertano e Carlos Gomez. Però il quale Carlos Gomez è sorprendente. Anche perché è disegnato in maniera meravigliosa, ma anche con uno stile piuttosto moderno, ed è scritto anche da uno sceneggiatore sorprendente, che è appunto Giuffredi, il quale dà sempre più prova di bravura e capacità, cosa di cui anche non mi capacito, ma è così. Evidentemente, quando siamo qua, non respiriamo l'aria che hanno respirato Sergio Bonelli, Gianluigi, Gino Antonio e tutti gli altri, diventiamo bravi come lui. O bravini, insomma, vedi, ce la Ma cavichiamo. in quest'ottica, appunto, del respirare l'aria Bonelli, che cosa ti ha lasciato la storia di Zagor Tex, questo incontro tra i due, tra padre e figlio? Io l'ho definito in un'intervista che ti ho fatto l'altra volta, letteralmente due stili, due modi di vivere, due epoche dell'Italia differenti. Beh, come sai, io sono legato a entrambi i creatori di questi due personaggi, di conseguenza, ma non solo, ai personaggi che ho letto fino a quando ero bambino. E chiaramente la diversità psicologica tra padre e figlio, cioè tra Luigi e Sergio, era notevole, pur essendo imparentati e avendo delle caratteristiche in comune, ma e i loro personaggi, come abbiamo già detto, riflettono queste caratteristiche. Quindi penso di conoscerli abbastanza bene, poi che li sappia trattare ugualmente bene un altro paio di maniche, arriva la capacità tecnica. Però certamente li conosco, quindi mi fa sorridere quando, per esempio, ho letto da qualche parte che la storia Comancheros, oppure la storia Fratelli di Sangue, che abbiamo ripubblicato recentemente da Inganni Bonelli, qualcuno ha detto: ma quello è Tex travestito da Zagor, si svolge in Texas. Niente affatto. La storia Fratelli di Sangue in particolare è la storia di un coraggioso perdente, eroico, romantico, perdente, come effettivamente Zagor, che a differenza di Tex, molto spesso sceglie la causa dei vinti. Non è che Tex non sia dalla parte dei deboli, cioè, è soltanto che quando c'è Tex la causa diventa immediatamente vincente, questa è una delle sue magie, mentre Zagor è molto più realistico da questo punto di vista. Quindi abbiamo l'ossimoro di un personaggio totalmente fantastico con un costume bizzarro che incontra anche personaggi fantastici che però nel suo modo di vivere le vicende, il suo modo di affrontare il caos della vita è molto più realistico dell'infallibile Tex. Quindi questa è la differenza essenziale dei due personaggi. Io credo di essere in grado abbastanza di renderla, come me e altri sceneggiatori a casa editrice, per esempio anche Moreno Burattini, che adesso è curatore di Zagor, è un grande esperto di Zagor, sta scrivendo Tex. E chiaramente affronta Tex in una maniera diversa. Adesso lui, ecco, un'altra delle sorprese che ci attenderanno sarà vedere le sue due storie. Una la sta disegnando Rubini, ma non uscirà quest'anno, è una storia fantastica, nel senso di un po' fantasy. Le storie realistiche continuare, oltre ai cartonati avremo dei maxi, ce n'è uno in arrivo disegnato da Alessandrini, per esempio, in maniera magistrale. Poi avremo il texone di quest'anno sarà il texone di Freghieri, Freghieri, sì, che ha provato un paio di volte a fuggire da Tex. In effetti aveva iniziato una storia per lui, poi lui ne aveva iniziato un'altra, poi alla fine abbiamo dato ad altri perché Freghieri non si sentiva all'altezza, è molto modesto il ragazzo, pur essendo uno dei più grandi disegnatori italiani, l'ha dimostrato in questo bellissimo texone. Caso dire, ci sono in arrivo i Tex Color, cioè il magazine che sta per uscire, il magazine che sta per uscire ha Sì.
una chicca al suo interno, che come sapete noi dividiamo sempre il magazine in due storie principali, una con Tex e Carson normalmente, l'altra con uno dei loro pars. In questo caso tocca finalmente a Montales. Montales, la cui vita c'è un piccolo buco nero, non si sa bene che sia successo alla sua famiglia perché lui sia diventato guerrigliero. E questo è il momento di raccontarlo finalmente. Una cosa per me importante, voi curate molto spesso all'interno anche della collana Tex dei ritorni, ci sono appunto i balenotteri che prevedono più numerazioni di Tex in modo tale da anche ricordare delle storie importanti passate di Tex. In questo caso, lato sbagliato, in questo caso, per questa lunga run in cui si vede Mefisto, si vedranno gli altri comprimari, ci sarà questa possibilità per chi non li ha conosciuti di recuperarli in altro modo, quindi con pubblicazioni all'atere di vecchie storie? Beh, oddio, le storie di Mefisto sono già state pubblicate spesso. Noi abbiamo pubblicato, come sai, quelle due vecchie storie di Zagor, mie di Marcello e di Andreucci, proprio perché erano il preludio a Bandera, cioè l'incontro a Tex e Zagor. Però questa cosa non è che si possa fare tutti i giorni. La storia che adesso sta per uscire nelle grandi storie è Gli Invincibili, in cui compare Hutch, che è anche protagonista della storia di Just Fred di Tex Willer, di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi c'è un collegamento. Però la prossima non sarà né di Tex né di Zagor, e non vi posso ancora dire quale sia. E quindi faremo delle altre storie, delle grandi storie Bonelli, si spera non di Boselli, questa volta di Burattini o di altri. E quindi non vogliamo sempre fare questo giochino, anche perché c'è sempre quella strana categoria di lettori che dice: ah, questo è sfruttamento, questo è sfruttare al massimo, che è quello che fanno in realtà le case editrici Vabbè, ma o se vuoi le non lo compri. imprese commerciali di tutto il mondo, però a noi non sembra permesso. Perché sembra che noi dobbiamo vivere solo di sogni, e di Ma fatti se non vuoi viviamo. non lo compri, quindi voglio dire sì, Esatto, se uno non vuole come non lo fai? compra, però è chiaro che è bello avere a disposizione, però le storie di Mefisto credo Chiaro. che si trovino facilmente, abbiamo fatto diverse ristampe, c'è stata la serie degli Oscar di una decina d'anni fa, ecco, un giorno forse verranno ristampate ancora, non dipende da me assolutamente questo, dipende essenzialmente dai direttori delle riviste. Prima di passare a Dumpir, ti volevo fare l'ultima domanda su Tex, se posso, e ti volevo fare una domanda che mi chiedevo da tanto tempo. Ma a Boselli chi piace più scrivere all'interno del mondo di Tex e di Tex Willer? In che senso? Cioè, ti piace più scrivere di Tex, dello stesso Tex? Ti piace più scrivere dei suoi pars? Ti piace più scrivere di... Beh, Chi è il personaggio che quando lo inserisci dici ok, adesso mi diverto? ma insomma, voglio dire, in realtà Tex è il personaggio principale, sarebbe grave, no? Che non mi piacesse scrivere di Tex, perché effettivamente no, gli altri servono quando servono. Non ho particolari predilezioni per l'uno o per l'altro. È chiaro che avendo dovuto Da scrivere buon delle... padre non fai No, dovendo scrivere delle storie brevi dei vari personaggi, fino adesso mi sono tenuto Jim Brandon e, come ho detto adesso, Montales e Morisco, che uscirà l'anno prossimo. Quindi suppongo che questi siano probabilmente i miei preferiti, ecco, però avrei potuto scrivere anche una storia di Pat McGregor se mi fosse venuta l'idea, invece l'ha fatta Mignacco, la storia di Grosjean l'ha fatta Just Fred e così via. Ma no, Tex è il personaggio principale, ovviamente. Qualche volta è divertente introdurre dei compagni, per esempio, una storia che uscirà quest'anno di Tex Willer lunga, che è una storia storica molto, molto documentata, anzi, forse troppo. Intanto io passo dalle storie totalmente easy a quelle un pochino più complesse, ahimè. Anche questo può piacere o no, è una storia storica ambientata nella guerriglia tra Juan Cortina, il desperado ribelle, e i Texas Rangers. In questa storia ricompaiono i due personaggini, i due disertori che erano comparsi nella seconda storia della serie Tex Willer, cioè Pedro e Miguel, e quelli mi diverte scrivere di loro. Pedro è un personaggio molto divertente, che per certi versi mi ricorda Chico, anche se è diverso. E quindi, semmai quando se mi chiedi, ecco qua, scusami, ma devo spegnere un attimo Senza il problemi. telefono, era comunque la capo redattrice, insomma. Allora, dunque, e quindi quando scrivo Zagora, ecco, mi diverto molto a
a scrivere di Zagor e Chico e vi posso annunciare che io e Piccinelli abbiamo già iniziato la seconda parte dell'incontro Zagor e in questa seconda parte l'inizio, il prologo è dedicato a Chico e Carson, quindi una scena che mi sono abbastanza divertito a scrivere, eccetera, eccetera. E sto per fare la canzoncina di Chico, anche se mi sono fermato lì, volevo pensarci un attimo. Mauro, grazie. Direi di passare a Dampir. Quest'anno per Dampir è un anno. Ah no, aspetta, aspetta, scusami. C'ho due domande che fanno i lettori del mio gruppo Telegram e te le volevo fare se c'hai ancora un attimo su questo argomento. C'è Federico che ti chiede se ci sarà mai, visto che c'è stato un giovane Tex, quindi il Tex Willer, se ci sarà mai un old man Tex, quindi un Tex anziano che racconta. Dubito di questo. Non sono tanto d'accordo di far vedere Tex anziano. Chiaramente tu mi dai Zagor anziano, fatto vedere non è così anziano, 50 anni, ha praticamente poco meno, poco più l'età che Tex ha nella serie regolare. Quindi no, non credo che sarà mai sotto la mia egida, diciamo, no. Non mi piace far vedere la debolezza dell'eroe. Ma questa sarà sempre con Zagor anziano, sarà sempre ambientata più o meno Beh, negli ovvio, stessi non è anni. che Zagor ringiovanisce nella seconda puntata, cioè, sembra abbastanza assurdo, Ok, vabbè, una domanda che ti faceva Roy. Passando a Dampir, quest'anno si può anche chiamare l'anno di Dampir perché ci dovrebbero essere annunci da parte di Bonelli, cose che tu allora, in realtà avrebbe potuto essere anche l'anno scorso, se non fosse stato per il Covid. Il Esatto. famoso film è pronto, io l'ho visto in settembre. L'hai visto? Eh certo, Che non bello. abbiamo parlato, No. ma chiesto di Dampir, te l'ho visto. Adesso susciterai l'invidia di tanti. Sono stato anche piacevolmente sorpreso, tanto che poi mi ha detto Davide Bonelli, spero che possa dire che lui continuava a guardare, era dietro, seduto dietro, eravamo un po' distanziati nel cinema, continuava a guardare se c'era un lieve fremito del mio orecchio destro per vedere pure un'alzata di sopracciglio, uno sbuffo, qualcosa, e invece ha visto soltanto che ha notato il mio entusiasmo, sì. E anche la mia commozione. Qualche... Bello. Devo dire che il film è carino, siamo solo dispiaciuti che, data la situazione, sia un po' difficile far uscire nelle sale. Tu mi dirai, Diabolik è uscito, certo, ma sta anche, non per demerito, non sta andando benissimo, anche i film in questo momento, il Sì. cinema, dopo 2 anni di pandemia, è come se la gente non avesse più voglia di vederli al cinema, quindi... È Un vero, è disastro. assolutamente vero. Quasi peggio della situazione delle edicole. Noi che abbiamo deciso adesso di passare dalla carta al cinema, cioè forse abbiamo scelto un momento un pochino particolare. Purtroppo no, non si poteva prevedere, Detto assolutamente questo, ho no. chiesto e ottenuto, nonostante diversi dubbi, di far uscire comunque quest'anno da maggio in poi la serie in 4 albi in cui racconto un po' le origini di Dampier in altro modo e con altri episodi e che avrebbe dovuto accompagnare l'uscita del film. Noi, io butto il cuore con la sacro, la faccio uscire, se poi il film esce qualche mese dopo, come mi auguro, vuol dire che ci inventeremo qualcos'altro per accompagnare l'uscita del film, magari Sarà un una po' serie diverso. di quanti In numeri? 4 albi, disegnata da, scritta tutta da me, ma disegnata da vari disegnatori della serie, Mario, Genzianella, Luca Rossi, un po' tutti, Dotti, tutti, ma non tutti proprio, ma alcuni dei decani della serie, e che racconta, si chiama Ritorno Yorvolak, questo è il titolo di programmazione, Yorvolak, che è la cittadina dove inizia la vicenda. Effettivamente rivedremo Yorvolak, rivedremo Draka, conosceremo dei retroscena, eccetera, eccetera. Questa serie quindi più o meno da primavera hai Da questa appena cominciato primavera sono di 4 albi inserirli. fino a metà estate. Quindi quest'anno sarà caratterizzato soprattutto da questo, ovviamente, Direi di poi. sì. Direi di sì, poi ci saranno altre storie. Sto preparando una storia di Halloween e una storia natalizia, entrambe horror, ovviamente. Ma invece il Dampir Color che l'anno scorso.
fatto un buon successo, è stato un bel esperimento. Quest'anno sarà sempre caratterizzato da questo stato un metafumetto. esperimento più che altro a livello, diciamo così, critica, gradita al pubblico e quel che è. Perché Dampier vende meno di Tex, ovviamente, però è stato sufficiente a convincere Masiero, il direttore, a dire che ne voleva un altro. Probabilmente il primo avrà l'onore di un volume a fine anno, che ne so, e il secondo lo stiamo per il momento realizzando appunto solo io e Giuffredi, come ha detto Colombo, se ahimè depilato, e forse allora leeremo un altro sceneggiatore. E abbiamo questa volta deciso di dedicarci alla Cineteca di Musurata e di Enzig. Quindi non sarà la letteratura, ma il cinema l'argomento Quindi dell'esperimento. stesso stile, Più o più meno. storie brevi. Forse, forse Harlan e i suoi amici compariranno un po' di più, ma però Per non quanto siamo riguarda così. disegnatori e colori, sarà sempre sperimentale, fra virgolette, nel senso il tratto del primo Dampicolor era veramente eccezionale, sia da un punto di vista di disegno che di colorazione. Non saprei, certo, non avremo alcuni disegnatori del Dampier Colla di allora, non avremo Baggi, Scibiglia, Lamaselli, abbiamo altri disegnatori, qui dipende dalla loro e dalla nostra capacità, se verrà bene uguale. Ma Boselli come fa a scrivere così tanto? Adesso vado un po' nel tuo. Tu quest'anno, ancora quest'anno sei, l'anno scorso, nel 2021, sei stato il più prolifico e questa cosa ormai avviene da Allora, forse un sono stato decennio. prolifico in realtà in quello che è stato pubblicato. Quest'anno probabilmente vedrai di me ancora di più pubblicato, ma è quello che ho scritto negli anni precedenti. In realtà sto scrivendo un po' meno in questi ultimi mesi, che è preoccupante perché invece le storie da fare sono molte. Quindi vediamo che succede. Come faccio? Non lo so, dipende Ma dalle c'hai idee che sempre tante idee, sei molto sono. veloce a scrivere. Qual Sì, è il abbastanza. segreto di Boselli? Non lo so, vorrei saperlo perché se lo sapessi non dovrei capito, ogni tanto avere dei problemi di amnesia o stanchezza, eccetera, eccetera. Questo uso la mia medicina segreta, invece non ce l'ho, quindi devo sempre sperare di essere in quel mood. Ho avuto anche ogni tanto, come è successo Jack Torrance in Shining, qualche piccolo periodo in cui mi dico, oh mio Dio, non sono più capace, invece poi vabbè, mi rilasso, ricomincio. Che stai scrivendo adesso, Mauro? Cioè, io voglio stare qui ancora mezz'ora, no? Sto scrivendo una decina, no, di più, una 18 storie contemporaneamente. Ieri stavo finendo, completando, mi sono fermato a poche pagine alla fine per cercare di non scrivere una ciofeca estrema. Sto scrivendo appunto il finale della storia di Natale, la storia natalizia horror che sta disegnando Luca Rossi per Dampier. L'altro giorno invece ero impegnato sulla nuova storia di Ghion. Marco Ghion ha appena completato Le cinque dita della mano rossa, che uscirà l'anno prossimo, che è un remake della storia di Bonelli. La mano rossa, ovviamente, è lo spartiacque tra Tex Willy e Texas Ranger, come sappiamo, quindi una storia importante. E adesso sto dedicandomi a uno speciale Tex Willer in cui narreremo le avventure di un personaggio che abbiamo conosciuto in Nueces Valley. E la storia inizia, questo lo dico ai cultori di Tex, magari tu avrai dimenticato alcune, cioè la fondamentale storia di Gianluigi Bonelli, che è quella della guerra di secessione, no? E in questa storia incontriamo Damned Dick e Rod Berger, gli amici di Tex, che si separano all'inizio da lui, no? E sono in quel momento allevano una mandria, no? Ebbene, ci saranno loro in quel momento, pochi mesi prima della guerra di secessione, è lì che comincia questo speciale. Quindi, come immagini, uscirà tra 2 o 3 anni, perché in quel momento ci sarà la guerra di secessione. Prima avremo un po' di rivoluzione in Messico. E poi sto scrivendo altre cose ancora, non è che posso dire tutte, ma sto per riprendere il Texone di Dotti e finirlo, perché Dotti è rimasto, ha dovuto fare quella storia di Dampier, poi ha fatto le storie breve di Montales che esce ora, insomma, Dotti è un po' un jolly, fa copertine. Adesso finirà finalmente il suo Texone, che quindi vedrà la luce l'anno prossimo. E quindi sto scrivendo per lui. E Ma c'è Kate Warren, e c'è Kit Carson, e c'è la tu guerra. hai mai tempo, voglia di scrivere qualcos'altro? C'hai il pallino di scrivere qualche altro personaggio, Bonelli, che Insomma, no, non hai mai ultimamente. scritto? Ma una volta forse avrei voluto provare, cioè, ho trovato i miei soggetti di Nick Ryder nel cassetto l'altro giorno. Però avrei voluto fare Ken Parker, ma sono altri tempi.
In realtà penso che quello che faccio è sufficiente per me, Certo. non mi interessa fare Qual è l'evento di questo altro. 2022 Ah, buone? scrivendo anche il ritorno, scusa, c'è un'altra serie che sto scrivendo in realtà, e questa è un po' Ah. più difficile effettivamente, sia per me che per il lettore, immagino che è una serie storica, ed è quella che aveva iniziato Stano e che adesso sta continuando Maio, e la terza parte, Ohio River, è già a metà dell'opera con i colori e i disegni di Maio. È ambientata durante la guerra d'indipendenza americana. Bello, bello. Ti volevo chiedere come ultima domanda, qual è l'evento 2022 Bonelli che anche tu aspetti con trepidazione? Vorrei vedere questo film nelle sale. Mi piacerebbe che uscisse in un modo o nell'altro. E in questo caso sarei curioso di sapere. Cosa ne pensano i lettori di Dumpy? I lettori di Dumpy lo troverebbero abbastanza fedele al personaggio. Grande pubblico, che ne so, se ci va il grande pubblico. Dipende. Va Ci andrà, bene. ci andrà. Grazie mille Mauro, grazie del tempo che ci hai concesso. Ok, grazie a voi e spero di vedervi ancora, ma non troppo spesso, se no diventiamo noiosi. E spero che mi Assolutamente. abbiate visto, nonostante che sia mimetizzato, come avete Sì, ma poi ti ricordiamo bene,